E buongiorno ragazzuoli, bentornati sempre qui al CAP, bentornati sempre qui sul canale. Oggi voliamo nelle galassie lontane lontane, forse quella è un'altra cosa. Oggi, ovviamente, ieri abbiamo provato il Cerebel 5, oggi dobbiamo provare il deck dei guardiani. Che tra l'altro io anticipo, faccio una piccola parentesi e chiedo anche il VAR. Con i guardiani attualmente sta girando molto Jean Grey. Io non ce l'ho quella maledetta Pool 5. E siccome io sto cercando di mettere un qualche carta all'interno. Oh, Betarei comunque sarebbe male da prendere. Comunque, stavo cercando delle. Tu sei spettacolare. Vabbè, mi metto qui perché altrimenti ti pago, ragazzi, lo sapete. E stavo cercando appunto delle liste che non c'entravano nulla con Jean Grey, perché sapete, Jean Grey si lega molto al funzionamento dei guardiani, perché in ogni turno bisogna giocare espressamente la carta lì, ok? In quella determinata location, quindi possiamo benissimo capire che è differente la cosa usare i guardiani senza Jean Grey. Però io lo so benissimo che voi, come me, non c'avete quella grandissima Jean Grey, quindi dobbiamo in qualche modo inventarci qualcosa per poter provare anche noi i guardiani in tutto il suo splendore. Ed ecco qui. Cioè, parliamone, questa è una lista che si usava molto tempi or sono, qualche season fa, quando ancora il Profixer non era stato buttato giù con il 1 di forza, no? Quando Nebula ancora era impattante, quando è uscito. Quando è stata la season di Alight, questo mazzo girava che era un piacere. Un lockdown. Esatto. Questo era il lockdown, ragazzi. Ovviamente non è il lockdown a cui noi siamo abituati, ma il lockdown con i guardiani della galassia. Tra l'altro, io devo fare una cosa. Scusami. E comunque questo mazzo capita anche in un'occasione speciale, perché l'altro giorno ho trovato anche l'infante di Nebula, ragazzuoli, anche perché penso che adesso dovrebbe capitarmi subito in bianco e nero, se non ricordo male. Bastano 4 potenziamenti per arrivare in bianco e nero. Guarda quanto è bella! Quindi andiamo subito a provarlo. Non vi sto a dire io come, cioè, funziona il mazzo, perché lo do per scontato, no? O forse dovrei spiegarlo. Forse sì. E cosa molto importante, ragazzuoli, prima di andare con i game, vi ricordo sempre l'iscrizione al canale, che è sempre molto importante, sempre molto gradita. Il link a tutti i social inerenti, compreso il gruppo Discord per i followers. E sta arrivando anche il gruppo Telegram. Restate aggiornati, vai. Allora, anzitutto, guardiamo che io ho messo anche il d'ortocarta, come si suol dire, come deve essere fatto a tema guardiani, perché, cioè, curiamo noi questi piccoli dettagli, anche l'avatar, anche il titolo, cioè tutto. Allora, cosa che vi consiglio se non giocate, cioè, ugualmente se giocate Jean Grey, se non la giocate, in questi mazzi, e c'avete Rocket, primo turno, vado. Capito, skippatelo per l'amor di Dio, altrimenti Rocket Raccoon, insomma, va bene che l'effetto adesso dà un più 4, però è un 33% e molte volte il bro non gioca tipo adesso. Jeff. 1-1 e palla al centro, fratello. Ok, è un Thanos comunque, è un Thanos che ci può regalare parecchie soddisfazioni. E va bene. Io direi comunque. Anzi, no, aspetta, Jeff rimane lì. Jeff rimane lì, fai Star-Lord, fai Rocket Raccoon. Io penso che giocherà tutto lì, ragazzo, no? Queste location che devono, cioè, che danno la possibilità di predictare l'avversario sono molto comode, guarda. Esatto. In un turno gli hai messo 11 punti, fratello. E fino a qui dici tu, ci fotto, la voglia. Il problema qual è? Il problema è che adesso si deve fare Storm per forza. Ma Storm è troppo lenta adesso, vero? Sì, Storm è troppo lenta. E Vormir, insomma, io farei Daredevil. Magari qui. Sì, farei Daredevil. Vediamo tipo qui, dai. Facciamo Daredevil qui, sull'abbazia. Poi ce la possiamo gestire col Profix in caso, se lui. Perché noi sappiamo la sua giocata poi. L'utilità di Daredevil è proprio questo. Perfetto. Sì. Vabbè. Inutile il mondo assassino. Prima dovevi farla sta roba. Prima. Assolutissimamente prima dovevi fare sta roba. Allora, vediamo dove gioca. Facciamoci un'idea di quello che possiamo fare e quello che non possiamo fare. Perché se loro non mi gioca su Washington, noi ce l'abbiamo già, Jeff, no? Buttiamo il Profix e siamo belli che a posto. Ma non credo, penso che se lo aspetta che io abbia il Profix il ragazzo. Penso che non sia stupido. E altrimenti, in una location dove lui gioca, ci abbiamo sempre Gamora. Vabbè, oh.
Lui a quanto ammonta? Lui ammonta a la bellezza di 10. 10 più Jeff 13. Gamora. Sì. Gamora e... Gamora a quanto ammonta? Gamora ammonta a 12. Andiamo a 15 punti. Eh sì, qui godi, frate. Qui godi per il semplice fatto che lui adesso si becca un bella live in bocca e voglio vedere come vince. Nel senso, avrebbe Doctor Doom, ragazzo? Potrebbe avere Doctor Doom, in effetti. Ma si ritira perché non ce l'ha. Victory. I Guardiani della Galassia, signori. Sempre loro a tutto il suo splendore. Ora, l'unica carta che è un po' così, cioè dei Guardiani, secondo il mio modesto parere, è Drax. Perché... in un deck del genere, anche se si utilizza la Jean Grey, quindi tu hai 4 posti disponibili, uno occupato da Jean Grey. Uno che fai? Uno su Star-Lord e Groot non lo metti? Perfetto. Un altro devi mettere Drax, va bene. E ti manca un altro per Gamora. E ti clucchi così, capito? Però io lascerei sempre quello spiraglio, perché capite, io ho messo Lyot perché è una carta che è molto forte in queste tipologie di mazzi, bella nebula qui. E poi ci sarebbe anche da giocare anche un Doctor Doom. Doctor Doom anche in questi mazzi è molto usato. Vabbè, Daredevil lo butterei qui, sai. Daredevil lo butterei qui, vivente. Guarda qui sto ragazzo che c'ha il lava delle rocce. La ghiaccia... frate, mi distruggi così. Mi distruggi. La ghiacciaia però mi ha distrutto psicologicamente. Vabbè. Star-Lord su Nebula, dai. Esatto. Rallentiamo tutto di un turno. Selene è brutta. Selene è molto brutta. È un junk. È un junk Galactus questo. Un junk Galactus che... è complicata la situazione, sai. Molto complicata la situazione. Perché adesso lui farà Sentry. Io sono sicuro di sta roba che farà Sentry. Oddio. Praticamente. Se tu fai Storm qui. E poi non ho Prio. Poi non ho Prio io. C'è Storm che non mi fa prendere la Prio. Beh, altrimenti fai così, no? E l'ho Goblin quello, dai. Quello è l'ho Goblin. Pazzo scatenato. Ora, aspetta che in qualche modo ce la possiamo anche gestire. Aspetta che in qualche modo ce la possiamo anche gestire. Il problema è che io non ho Jeff adesso attualmente nel mazzo. Ok? Cioè nel mazzo, nella mano. Capito? Perché nel mazzo c'è quello squaletto che squascida. Squascida. Cazzo. Ok, lui mi snappa. Vediamo che gioca lui. Vediamo. È bello quel profix comunque. Molto bello il profix. Ravonna ci sta un a pennello in questo, in quel mazzo lì. Vediamo. Tu sposti Jeff e mi fai Sentry? E si prende la prio però. Si prende la prio. Sì. Si prende la prio. Guarda, io Gamora te la gioco. Se mi dà Jeff è vinta. Altrimenti non lo so che di. Perfetto, è persa. Perché lui è live. Sfortunati e bravo il bro perché ci ha azzeccato un bel profix. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Ancora non tutto è perduto, ancora due game così goliardici. E... però, oddio. Sto pensando che l'avatar che ci starebbe di più sarebbe quell'infante di variante che ho io. Ma perché mi faccio ste paranoie? Non lo so. Parlo il gruttese. Posizione 1020. Aspetta, pazzo. Aspetta, perché lui è proprio un vivente. Avatar chiama mazzo. Ho capito. Sembra lo zio Fester. Daredevil al centro. Tanto si baffa Nebula, ok. Vediamo quello che possiamo sfruttare di sta roba. Stanza del pericolo. America Chavez. Ma questo ne sa comunque di Valente. America Chavez è qui. Guarda che bella questa panomizza.
Cioè, ma se io faccio così, scusami. Ho scoperto un trick nuovo. Smettiamo di fare il coglione. Chavez. Ah, ma la Chavez. Cioè, io gli ho. Vabbè. Ok, avete capito, raga. Non c'è bisogno che ve lo dico io. Non c'è proprio bisogno che ve lo dico io. Vabbè, Astral Beam Man. Insomma. Li potenzio solo le mie carte. Li potenzio solo le mie carte. Giustamente, cioè, sì, c'è senso sta roba, perché ovviamente la gioco io e va nel mazzo mio, quindi... Esatto. Brut. Allora, potremmo fare cose comunque con... Esatto, vedi, c'è la Chavez. Potremmo fare cose col Profix. Miss Marvel. C'ha Jeff da giocare. Ma io farei Profix qui. Anche se pareggio, vero? Però ci abbiamo Blue Marvel. In qualche modo. Vabbè, gioco Profix intanto qui. Poi, oddio, ci avremmo anche Iron Man in qualche modo da poter usufruire. La miss è buona, è ottima la miss. La miss è ottima. Il problema è un altro, il problema è che così io faccio 14 punti, bastano. Non lo so, frate. Non lo so. Non lo so se basta. Perché è vero che lui va 10-2, abbiamo un gap di 8. E lui c'ha l'effetto della miss, però. Vabbè, proviamo Blue Marvel, dai. Proviamo Blue Marvel. Cioè, col mio mazzo questo ha vinto. Questo ha vinto col mio mazzo. Avremmo comunque perso con Iron Man. Frate, che cosa cazzo mi fai l'emoji, coglione? Vabbè, anzitutto rispetto per il ragazzo, perché è giusto così, è giusto che tu mi fai cose. È giusto che tu mi fai la emoji se tu vinci, perché altrimenti non vivi. E vabbè. Vabbè, io non dico un cazzo, cioè io dico solamente una cosa. Ma ste location! Perdi. La buona, ottima direi. Ottima, ma mi sa che sto ragazzo è uno che incontro di continuo. Tanto lo sapete, ormai quando si arriva a Infinite si incontra sempre le stesse persone a un certo punto della settimana. Bello Nebula. Ora, Rocket Raccoon potrebbe essere una valida alternativa. Mamma che culo! Cioè, io farei Star-Lord, effettivamente. Ah no? Vabbè. Comunque. Clintar. Ok. Ma non ha senso, gli faccio Rocket adesso, dai, non ha senso. Non ha senso, lo butto qui. No, mo tengo. Non ha senso, dai. Magic. Ah, vedi. Vedi, vedi. Adesso è tutt'altra cosa. Miss al centro per forza. Ce ne freghiamo dei guardiani. Peccato che Nebula è andata qui. Anzi, meglio così. Meglio così. Lui se ne frega, va bene. Godo. Godo. Mi libera anche un posticino, sai. Grazie mille. Però ci stava la play. Polaris e Magic. Silver Surfer. Goliardico. Allora, teoricamente ci sarebbe Gamora da fare. Ma io farei anzitutto un'altra roba. Farei Drax qui. Rocket Raccoon qui. Perfetto. Nessuno dei due. Capito? Poesia. Mi ha tolto coso. Vabbè, godo per Gamora. Perché godo. Godo anche per Groot. Perché godo. E il problema è un altro. Il problema è Profix adesso. Profix ci sta a pennello, anche se non prendo quello che devo prendere. Però secondo me io mi devo aspettare uno Shang-Li. Su zia May. Io che c'ho da prendere poi Jeff, Storm e Dark Devil, frate. Lo fai così. Ha perso. Io ho perso. Cioè. Ma guarda tu che Drax non prende quel... No, vabbè, ho perso. Ho perso, dai. Tutto un po' goliardico, tutto un po' spettacolare quello che stiamo vedendo oggi, però... Alla fin fine ce la facciamo andare bene. Cioè, io sono sceso di quanto? Sono sceso di 1.400. Quale cazzo è il problema? Cioè, dai.
Regno dei morti, altre location. Ma frate, mamma mia, quanto puzzano queste location. Quanto puzzano. E quindi basta lamentarmi. Basta lamentarmi. Io voglio sapere che cosa c'è. Dammi il prof. Easy. Easy. Sai che puoi fare? Gli puoi mettere. Che ne so. Anche Grutta. Qui goliardico. Te lo butti lì. Ma forse anche Rocket sarebbe. Cioè, no, solamente Rocket mi sa. E basta. No. Facciamo Grutta. Facciamo le cose per bene. Anche se penso che solamente il profix sarebbe GG. Così in qualche modo se c'ha Jeff in quel modo. Ma tu madre! Cioè nel senso, la madre di Mobius ovviamente, bro, si scherza. Nel senso. Miss Marvel, Drax, Rocket Raccoon. Forza. Gladiator. Wind, aid my hand. Ma sei serio? Allora possiamo fare un'altra cosa, guarda. Possiamo fare veramente un'altra cosa. Possiamo fare Drax e Rocket. E poi la chiudi con Riot. Esatto. Va bene, Jeff. Perfetto. Rocket. And andiamo a 15. Perfetto. Vabbè, io ti snappo e Alayot arriva e risolve le cose. A meno che lui non si inventa, non lo so, che scende la Madonna Santissima. Io non lo so quello che può fare, ragazzi. Vedi. Poi Alayot comunque ha un sé importante, quindi il ragazzo concede come è giusto che sia e basta. Ma va bene ragazzuoli, questo non è l'importante, non è l'importante vincere il game, l'importante è divertirsi, anche perché quando si giocano dei mazzi del genere è questo che devi fare, perché altrimenti vai e ti giochi i mazzi meta se vuoi metterti il turbante, l'asciugamanina e anche strizzarti il collo. Sinceramente posso dire che per gli Oda, per quanto riguarda i guardiani, sono soddisfatto. Ok, perché è giusto, un rework dei guardiani ci sta a voglia, perché sono rimasti troppo indietro rispetto al gioco. Però ovviamente se pensate che un mazzo del genere può essere imbattibile, non è così purtroppo. Non lo è più, aggiungerei, perché prima era veramente molto forte. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata, signori. Ci vediamo domani con un nuovissimo video. Bella lì.